Ciao, sono Giuseppe Zizza e oggi parliamo di soldi, cash, money, bellissimo. E tu ti stai chiedendo perché io con 4 iscritti devo spiegare a te quanto si guadagna con YouTube? Perché in realtà vado ad aprire il magazzino della mia vita e troviamo un altro canale YouTube che ho mantenuto fino a circa l'anno scorso, forse precisamente l'anno scorso, perché io sto registrando il 7 luglio questo video. E l'ultimo video del vecchio canale pare di averlo registrato circa il 10 luglio. Una roba perfetta, magica, incredibile. Vi dico il nome di quel canale? Assolutamente no. Vorrei mantenere un attimino di integrità e di morale su questo canale, quindi per adesso lasciamo stare. Stiamo parlando di un canale di 4.000 iscritti, di cui andiamo subito a vedere le analytics, un canale da 4.000 iscritti che trattava solo ed esclusivamente gameplay, quindi giochi. Principalmente Clash of Clans, famosissimo, lo conoscerete tutti. Ma qual è la cosa interessante di questo canale? Che numeri non ne potevi avere più di tanti, perché stiamo parlando di un bacino d'utenza di forse 10-15.000 persone attive che andavano su YouTube a controllare, a guardare qualcosa su quello specifico gioco. E per di più non ero l'unico a portarlo, quindi queste 10.000-15.000 persone si perdevano in tutto... Quindi queste 10.000-15.000 persone si perdevano in tutti i diversi canali presenti sul mercato di YouTube. Ma passiamo alla fase su cosa del video, gli unici 5 secondi che vi interessano. Io guardo lì ogni tanto perché ho lo schermo, la schermata con le analytics. Come vedete, ci ritroviamo su un canale da 478.453 visualizzazioni. Che messe così sembrano tante, ma sono pochissime in realtà. Queste visualizzazioni hanno prodotto nel tempo precisamente 532,93 euro. Una cacata. In realtà non è neanche così poco, perché stiamo parlando innanzitutto di una nicchia che viene pagata molto poco dalle pubblicità, ossia quella del gameplay, e qui entra in gioco un discorso che già conoscerete tutti, ossia quello del CPM, e adesso da poco anche dell'RPM, che è un dato molto più interessante. Il CPM non ve lo mostro perché ci sono delle voci che enunciano il fatto che non si possa mostrare, però ve lo dico, ve lo espongo. Il mio CPM precisamente è di 3,16 euro. Cos'è il CPM? Il costo per mille, basato sulle riproduzioni solamente, visualizzazioni solamente monetizzate. Da poco hanno aggiunto un dato super figo, che è quello dell'RPM. L'RPM... Mi si è bloccato l'RPM, si blocca il mouse. L'RPM, a differenza del CPM, conta tutte le visualizzazioni, non solo quelle monetizzate, quindi fa una media precisa e perfetta dei soldi guadagnati con X visualizzazioni, precisamente 1000 visualizzazioni. E l'RPM mio era di 1,11 euro. Ciò significa che ogni 1000 visualizzazioni io guadagnavo 1,11 euro. Che è relativamente poco, ma lì si apre un argomento molto più ampio che, se volete, e posso parlare al plurale finalmente perché abbiamo 4 iscritti, non 0, non più 0. Se volete ne parliamo in un altro argomento, delle monetizzazioni, di tutte le nicchie che guadagnano di più, di meno, roba superlativa. Il dato dell'RPM è super preciso perché se andiamo a fare un calcolo e prendiamo le 478.000 visualizzazioni circa che ho fatto e le moltiplichiamo per l'RPM, ossia 1,11 euro, quindi 478.000 diviso 1000, quindi facciamo 478 per 1,11, il risultato è precisamente quello che io ho guadagnato, ossia 532,93 euro, una roba magnifica. Chiaramente ci sono altre 1000 fonti di guadagno, di cui non parlo appositamente in questo video, perché sulla monetizzazione vera e propria e su come si può monetizzare su YouTube, ma online in generale, ne parliamo in un altro video. Comunque quanto sarà bello guardare i guadagni e la monetizzazione di questo canale in un futuro, spero non troppo lontano. Io ci credo veramente, vedete come sono carico, sono bello fresh. Sarà una monetizzazione, vi assicuro, molto molto più interessante. Quindi faccio un piccolo spoiler: lì parlavo di gameplay, come vedete l'RPM era di circa 1,11 euro, ok? Quando parliamo di altri argomenti, ad esempio quelli che parlano di tecnologia, hanno un RPM molto più alto. Chi parla di soldi, di business, ce l'ha ancora più alto, ok? Solitamente di media, in base al pubblico,
l'RPM e il CPM di conseguenza si innalzano. Cioè, se hai un pubblico molto giovane di bambini, quei bambini solitamente non comprano, non spendono online. Quindi l'inserzionista non spende molti soldi nelle pubblicità di quei canali, ma li spende su quei canali che hanno un pubblico che solitamente può comprare molto facilmente. Se ad esempio io in questo momento mi mettessi a fare la recensione dell'ultimo iPhone, ebbene il mio pubblico sarebbe un pubblico interessante per gli inserzionisti, e quindi gli inserzionisti stessi buttano soldi a valanghe, i miliardi dei miliardi, anzi i milioni dei miliardi, per portare le loro pubblicità delle loro aziende su quei video specifici. Piccola postilla finale: come vedete da quel grafico, abbiamo a un certo punto della storia di YouTube un innalzamento del grafico di un giorno. Io solitamente guadagnavo di media 1,50€ al giorno, più o meno, In quel punto specifico io ho guadagnato una roba come 20€ in quel singolo giorno. Perché? Perché c'è stato un video che mi è andato super virale, e spero non lo vediate, ma sicuramente qualcuno l'ha visto e troverà il meccanismo per collegare me a quel canale, ne sono certo. Quel video, nello specifico, mi ha portato ben 97,77€. Fantastico per la mia media bassissima. Detto ciò, io vi posso salutare, fatemi sapere se vi piace questa tipologia di contenuto e ci vediamo alla prossima con qualcosa di incredibile che non ho idea di cosa sia, quindi sarà incredibile, questo è certo.